Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. E adesso era un po' che non ci si vedeva. Tutto bene, come state? E niente, che volevo dire, in questo video vi do, come sapete, comunque mi piace descrivere, mi informo, mi acculturo sulla motivazione, no? Sulle frasi motivazionali. Quindi in particolare vi parlo del successo oggi. Quindi c'è un solo tipo di successo, che è quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Ok, questa è la filosofia del successo secondo me, ma comunque quello che vi riporto sono frasi del grande Jim Rohn. Jim Rohn è uno dei più grandi, conosciuto come uno del più, forse il più grande business philosopher d'America. Da lui sono andati, a scuola da lui sono andati comunque Anthony Robbins e molti altri comunque che hanno avuto successo. Ok? Quindi le 12 fasi motivazionali sono: uno è predisponi le tue vele per trarre il massimo da qualunque evento possa soffiare. Ok? La filosofia è il fattore fondamentale nel modo in cui si svolge la tua vita. E la nostra vita è fatta di tanti ambienti differenti. Alcuni di questi sono l'ambiente emozionale, e quindi emotivo, l'ambiente economico, il business, i soldi. La spiritualità, quindi ambiente spirituale, l'ambito relazionale, amici, amore e quant'altro, e poi c'è eccetera che incide pochissimo ed è il resto. Ok? E la nostra filosofia è una sorta di sistema di guida, okay? Che ci conduce nell'attraversare questi ambiti. Il problema è come ce li fa attraversare, ok? Quindi, come Jim Rohn comunque ci spiegava molto bene. E come possiamo affinare la nostra mente, quindi. Il mio consiglio è iniziando ad essere consapevoli del potere di farci influenzare da qualcosa o da qualcuno. L'ambiente che frequentate, che frequentiamo, e le persone con cui uscite, e persino le conversazioni che ascoltate, i programmi televisivi che vedete, i libri che leggete, hanno il potere di influenzarvi, sia in maniera positiva piuttosto che in maniera negativa. Ok? Quindi cioè, sta a noi scegliere se scegliamo consapevolmente l'ambiente, le persone, le conversazioni, i programmi e quant'altro che vogliamo nella nostra vita, inizieremo ad affinare la nostra filosofia e quindi avere il nostro sistema di guida. Ciò chiaramente avrà un effetto domino che inizierà ad impattare sulle nostre emozioni e poi sui nostri pensieri e di conseguenza sulle nostre azioni e scelte. E quindi parlando di scelte, è proprio con le nostre scelte che plasmiamo il nostro destino. Personalmente non credo nel destino. Credo nel karma, credo che tutto ciò che diciamo che in cui crediamo lo attraiamo, ok? Il destino secondo me io non ci credo, nel senso che credo un po' nella fortuna, anche se anche la fortuna incide per l'1%, quindi tutto quello che ci accade nella vita dipende dalle nostre scelte. Il destino ce lo creiamo noi, secondo me. Quindi siate furbi e non perdete tempo inutilmente e iniziate a sviluppare il vostro apprendistato tramite il modello hacker, ok? E che non sto qui a spiegare cos'è. Frase numero 2: gli errori sono l'esperienza da cui possiamo imparare e quindi anche il passato. Questo è un altro importantissimo punto da apprendere e far proprio per tutta la vita, fondamentale. Quindi tutti noi, chi più che meno, abbiamo passato comunque dolori amorosi, lutti, gioie e dolori. La vita cioè, fa parte del ciclo della vita. Non può sempre andare tutto male, come non può andare sempre tutto bene. Io dico sempre che la vita è un po' come le montagne russe, no? Si sale e si scende. Chi più chi meno, nessuno è un figlio di un dio minore. Io dico sempre, quindi l'importante è quello che si trae dalle cose non belle, diciamo, e dal passato, ok? L'uomo si è evoluto non facendo tutto bene, ma facendo tanti, ma tanti, ma tanti errori. Quindi ce lo insegna anche la storia, anche l'evoluzione umana, comunque sia. La capacità di prendere gli errori per quello che sono, cioè una mera lezione che la vita ci offre.
Molto spesso invece purtroppo la moltitudine non fa così, quindi vive di passato, vive di ricordi. Io sono d'accordo che i ricordi riaffioreranno sempre per tutti, quindi storie d'amore passate e quant'altro, i lutti, tutto riaffiorirà, però c'è sempre una cosa positiva, secondo me. Quindi io affermo che bisogna avere un buon atteggiamento riguardo al passato e riguardo al futuro. Cioè, in sostanza, vivi nel qui e ora e vivi nel presente, perché dal passato non si chiama passato perché non si può più tornare indietro, si può solo prendere tutto il succo, spremere questo passato e prendere comunque quello che ci ha insegnato, ok? E vivi nel presente perché poi dalle tue scelte del presente dipenderà il tuo futuro. Quindi, se ci pensate bene, il passato non è altro che un insegnante da cui imparare. Tutti gli errori che abbiamo imparato, no? Gli sforzi che abbiamo fatto. E il futuro, appunto, come dicevo prima, rappresenta la nostra destinazione finale. Quindi apprendere le lezioni della vita e dare una direzione alla nostra vita per il futuro. Quindi bisogna stabilire degli obiettivi. A proposito degli obiettivi, perché è importante stabilirli? E semplicemente perché tutte le persone di successo hanno stabilito degli obiettivi ed è proprio perché lo hanno fatto che sono di successo, ok? Quindi, frase numero 3 è: stabilire degli obiettivi significa dare una direzione alla propria vita e soprattutto sapere quando siamo giunti a destinazione. E non è un caso che Jim Rohn sia un assoluto sostenitore dell'arte del goal setting, cioè della definizione appunto degli obiettivi. Un'altra frase è: una mancanza di disciplina crea una reazione di carattere. Ok? Che cosa vuol dire disciplina innanzitutto? Perché molti la vedono come un obbligo, come no, disciplina non è altro che il dominio dei propri istinti, impulsi e desideri, perseguito con sforzo e sacrificio, sottomissione volontaria. Io sono uno sportivo, quindi so cosa significa la disciplina. Lo sport ti disciplina, appunto, perché devi mettere disciplina nello sport, altrimenti non hai risultati. E comunque sia, se lo fai costantemente ci vuole disciplina. Lo sport ti prepara al sacrificio, quindi disciplina è un po', diciamo, sinonimo anche di sacrificio. L'avere o non avere disciplina ha un impatto enorme sulla nostra vita e sui nostri risultati. Enorme, è fondamentale. Ok? Infatti, se il non aver disciplina ha un effetto domino su tutta la nostra esistenza, l'averla invece ha un effetto uguale e contrario, ergo, più disciplina abbiamo in un determinato ambito della nostra vita, più questa impostazione mentale si espande in altri ambiti non direttamente collegati tra loro. Quindi, concludendo la parte della disciplina, il più grande deterioramento dell'autostima giunge attraverso la mancanza di semplici discipline. Fate quello che va fatto e fatelo senza lamentarvi. Il consiglio qui è: non lasciatevi andare mai. Non lasciatemi andare, ma siate sempre vigili sulla vostra mente e sulla vostra disciplina. Impara dall'esperienza di una persona di successo per cambiare i tuoi risultati personali. Questo significa ascoltare, e YouTube ne è pieno. Anche io spesso pubblico, ascolto e guardo video motivazionali di crescita personale su YouTube, oltre a leggere comunque libri, di persone comunque di successo. Questo è importante. Questo è uno dei principi di Jim Rohn, in assoluto più in linea con il progetto Modelli di Successo. Tra parentesi, questo progetto nasce con l'obiettivo di aiutare le persone, ok? Poi, siamo circondati da persone che hanno raggiunto risultati di eccellenza e che anche noi vogliamo raggiungere. Che significa?
Questa è una piccola nota relativa a questa frase di Jim Rohn, appunto. Non dimenticate il vicino di casa, tra virgolette, chiaramente. Significa che le persone di successo sono ovunque. Io parlo di successo in generale, quindi in qualsiasi ambito. Cioè, successo non è per forza legato ai soldi, perché la gente vede il successo come molto spesso lo lega ai soldi, non ai soldi. Anche, può essere anche una mamma di successo, un papà, un operaio di successo, qualsiasi cosa può essere di successo, dipende come uno lo vede. Quindi non sono nei libri o in TV queste persone, ma tutte intorno a noi. La persona di successo può essere chiunque e chiunque può farvi da mentore ed aiutarvi nel processo di realizzazione dei vostri obiettivi, anche le persone che fanno parte del vostro mondo, dal vostro amico che magari vi ha insegnato delle arti marziali, al vostro vicino di casa, al vigile del fuoco, qualsiasi cosa, vostra sorella, un parente. Una volta che avete individuato uno di loro, parlategli, stai con lui, fategli delle domande, chiedetegli se vogliono farvi da mentori e soprattutto acquisite i loro modelli di successo. Sarete sorpresi di come sia facile, una volta che iniziate a pensare come loro, raggiungere gli obiettivi e il successo che vi siete prefissati. L'onore, l'autostima e i patrimoni sono costruiti risolvendo i problemi delle persone. Qui mi ci rivedo molto perché comunque nella mia attività io risolvo problemi alle persone, aiuto le persone e questo è impagabile ed è molto molto gratificante, non a prezzo. Quando aiuti una persona a stare bene, in generale, nel mio caso le faccio stare bene fisicamente, quindi la salute che non a prezzo, e economicamente, quindi anche comunque, no? I soldi sono un altro argomento molto importante nel mondo, comunque se non ci sono i soldi molte cose non si possono fare. Con questa frase entriamo nel cuore del business dove Jim Rohn è maestro, ok? Qualunque business etico e profittevole deve necessariamente basarsi su migliorare la qualità della vita delle persone. Questa è una frase anche di Robert Kiyosaki, non so se l'avete mai sentito. È un altro mastino del business. Se non l'avete mai letto, i suoi libri ve li consiglio. Robert Kiyosaki, ok? Se ognuno di noi vivesse con questo atteggiamento, il mondo sarebbe un paradiso. Questo va un po' a chiudere tutto quello che ho detto fino adesso. Questa mentalità andrebbe espressa in tutte le nostre faccende quotidiane. Quindi significa fare quel miglio in più sul lavoro, sulla vita, su qualsiasi cosa. È un investimento che restituisce più di quanto abbiamo dato, ragazzi. Veramente. Scusate un po' il raffreddore. Anzi, non è il raffreddore. Nonostante l'interruttore L'ho spiegato nel video l'altra volta, nonostante che prendo comunque mi ha aiutato tantissimo, però i pollini in questo, perlomeno da me, sono aumentati in questo periodo, soffro un po' di allergia al polline, però l'ho contenuta tanto con questo integratore, però comunque sia non fa miracoli, mi dà un po' fastidio. Sesto punto, la finestra dell'opportunità non rimane sempre aperta, quindi occhio, le opportunità vanno colte. Sono come dei treni che passano, ok? Se sali, ok, se non sali chissà se ripasserà quel treno. Quindi qui Jim Rohn ci esorta ad avere una mente possibilista e ad essere pronti alle possibilità che la primavera ci porta. Occhio ragazzi, perché non sono poi molte le primavere che abbiamo davanti, ok? Primavera è uguale opportunità. Quindi ciò che hai seminato dovresti raccogliere. E appunto Jim considera la primavera come quei momenti che seguono un periodo di difficoltà. Dobbiamo diventare sempre più bravi ad approfittare di questi periodi di opportunità, mentre purtroppo la gente comune fa il contrario. In primavera si rilassa, invece no, bisogna cogliere le opportunità. E allora perché non vivere al massimo questa opportunità che la vita ci offre?
Non importa che siano poche o che siano poche o che durino poco, l'importante è approfittarne al massimo. Come sempre, anche qui è una questione di focus, di focalizzazione, quanto la persona è focalizzata. Siamo letteralmente circondati da opportunità. Ciò che dobbiamo fare è sviluppare la capacità di coglierle, appunto, come ho detto poc'anzi. Vivete la vostra vita al meglio. Punto 7. Assumiti la piena responsabilità del tuo raccolto. Una nota dolente purtroppo per coloro che non vogliono prendersi le proprie responsabilità, ma anche un monito affinché possano svegliarsi dal dolce torpore della deresponsabilizzazione. Avete presente i vittimisti, i lamentosi, i pessimisti? Bene. Coloro che si lamentano di tutto e tutti, scaricando i loro problemi e le loro sconfitte e colpe sugli altri, ok? Ecco, questi sono chiamati reattivi. Coloro che sono incapaci, cioè, di assumersi delle responsabilità per il loro operato o per le loro mancanze. Bisogna stare lontano da queste persone, assolutamente, perché la loro energia negativa vi travolge, vi fa abbassare il vostro livello di esperienza e vi abbattono. E ti abbattono. Purtroppo queste persone non capiscono che hanno un'arma potente a disposizione, la loro mente. Ed è proprio con la propria mente che chiunque, con un giusto atteggiamento e con una buona volontà, può cambiare la propria vita. Se volete essere persone di successo, la prima cosa da fare è iniziare a non lamentarsi. Quindi ricordate, nessuna lamentela, nessuna scusa. Punto 8. Non trascurare di nutrire la tua mente. Quindi, oltre a nutrire il corpo con gli integratori giusti, quindi parlo ancora di integratori, quindi oltre a mangiare normale bisogna integrare. Questo ormai, cioè, io lo do per scontato, perché purtroppo il cibo non è più quello di una volta. Bisogna anche nutrire la mente. E come lo si fa, appunto, io ve l'ho detto anche prima, quindi leggendo libri interessanti, ascoltando video, audio, poi oggigiorno vai su internet, qualsiasi cosa dici ti trovi, quindi ascoltate video, leggete libri di persone che hanno avuto successo partendo da zero, ok? E sono veramente, veramente tanti. Oggi le palestre sono piene e le biblioteche sono vuote, purtroppo. Molte persone però non hanno compreso che chi ha fatto l'esterno ha fatto pure l'interno e che quindi nutrire la mente è tanto importante quanto nutrire il corpo, forse lo anche di più, perché tutto parte dalla mente. Guardate, per esempio, come Stephen Hawking o Nick Vujicic. Persone devastate nel fisico, ma con una grande mente e un grande cuore in grado di cambiare il mondo. Non so se avete presente chi sono. Stephen Hawking è colui che sta sulla sedia a rotelle. Non so se avete capito chi è, quello con gli occhiali. Il discorso qui è che il vostro corpo che vi farà arrivare dove volete, ma non è il vostro corpo, ma è la vostra mente che vi farà arrivare dove volete. Ed è vostro dovere non farle mancare nulla. Ricordate che non siete un corpo con una mente, ma siete una mente con un corpo. Il vostro corpo è solo un avatar, un involucro costruito intorno alla vostra mente. È il contenitore della vostra coscienza e conoscenza. Punto 9, quindi, diventa l'individuo migliore che puoi diventare. Jim Rohn ha detto: quanto diventerà alto un albero? Più alto possibile. Ricordate che non siete venuti qui a villeggiare, ma siete qui per esprimere al meglio voi stessi. Cioè, se ci pensate bene, perché stiamo su questo pianeta Terra? Perché un involucro con un corpo e una mente deve stare su questo pianeta Terra? Quindi non sprecate una vita, si chiama vita. Ok? Dovreste usare il modello formica. Nel modello formica, Jim fa riferimento alle formiche per farci capire come dovremmo strutturare il nostro percorso di vita per sviluppare tutto il nostro potenziale.
Le formiche non si arrendono mai anche quando qualcuno cerca di fermarle, semplicemente trovano un'altra strada e raccolgono il più possibile quando c'è cibo da raccogliere. Ok? Quindi anche tu dovresti raccogliere il più possibile. Imparare il maggior numero di possibilità, sviluppare i tuoi talenti, fare amicizia con più persone che puoi, viaggiare più che puoi e condividere più che puoi. E fare quel tanto che basta per tirare avanti in tutte queste cose. Ok? Tutte le forme di vita si sforzano per raggiungere al massimo il massimo potenziale, tranne a quanto pare gli esseri umani, questo è gravissimo. Dovremmo diventare come le formiche, appunto, quindi instancabili, determinate e con il solo obiettivo di diventare il massimo che possiamo in ogni contesto della nostra vita. Punto 10, e vado in conclusione, progetta la tua vita e non limitarti a viverla. Io aggiungerei e non limitarti a sopravviverla, perché molta gente sopravvive ma non vive. Opportunità fa rima con scomodità, quindi se vuoi avere successo esci dalla tua zona di comfort. Qui Jim ci esorta a vivere una vita piena progettando le opportunità e non solo aspettandole sul divano. Ok? Ci sono dei momenti nella nostra vita che ci procurano felicità e benessere, ma questi momenti non durano per sempre e non possiamo aspettarli senza far nulla. È nostro dovere creare le condizioni esatte affinché le opportunità bussino alla nostra porta. Il mondo, ragazzi, è pieno di opportunità. Quindi basta lamentarsi. Ancora gente nel 2020 che si lamenta. Cioè, non esiste. Il detto no pain, no gain è assolutamente vero. No pain, no gain. Che tradotto significa nessun dolore, nessun miglioramento. È proprio vero. Vi faccio alcuni esempi: volete un fisico tonico e muscoloso, dovete scomodarvi e farvi il mazzo in palestra e farvi il mazzo fa male. Genera quindi quel dolorino che dà fastidio in grado di fare mollare milioni di persone. Volete essere più snelli? Dovete scomodarvi ad avere la disciplina di seguire una dieta sana. Volete apprendere una nuova competenza? Dovete scomodarvi a studiare almeno 2 ore al giorno invece di oziare. Erano solo alcuni esempi. Quindi ricordate, spesso fare la cosa giusta ci porta a dolore e spesso il dolore è un feedback necessario che ci sta dicendo che stiamo facendo la cosa giusta. Scusate, c'erano altri 2 punti, quindi punto 11, stabilisci obiettivi e mettili in ordine di priorità. Stabilire obiettivi è un processo che non ci consente soltanto un mero ottenimento di un qualcosa, ma ci spinge a vivere la nostra vita in modo diverso. Presumibilmente migliore. E quindi io qui vi faccio una domanda: voi avete degli obiettivi? Al mondo esistono 2 tipi di persone: quelle che hanno una lista di obiettivi e quelle che la lista non ce l'hanno. Vi faccio una seconda domanda: secondo voi come vivono coloro che hanno degli obiettivi da raggiungere e come coloro che non hanno mai stabilito degli obiettivi? Vabbè, basta usare un po' di immaginazione per comprendere come la qualità della vita dei primi, cioè di coloro che hanno degli obiettivi, sia nettamente superiore a quella dei secondi. Il perché è molto semplice. Quando stabilite degli obiettivi avete una meta da raggiungere e delle aspettative, quindi fate di tutto per raggiungerli. E avere delle aspettative, quelle aspettative ci sprona a vivere con più slancio, ok? Hai motivazione. Spesso avere un obiettivo ci mantiene letteralmente in vita, come il genitore anziano che vuole salutare il figlio prima di lasciare questo mondo. Avere degli obiettivi significa avere il futuro nelle proprie mani. Quindi, che tipo di vita volete avere? Chi volete diventare davvero? Quale livello di salute volete raggiungere? Quale livello di benessere finanziario volete ottenere? Sono solo alcune domande, ma sono infinite le domande che potreste farvi. Il fatto è che imparare a definire, pianificare e raggiungere gli obiettivi per voi più importanti nasconde un fatto ancora più eclatante. Infatti non è tanto importante il raggiungimento dell'obiettivo in sé, quanto il fatto che voi diventate la persona che ha raggiunto quell'obiettivo, con qualità e caratteristiche ben precise. Perché crescerete come persona. Per raggiungere quell'obiettivo devi comunque fare qualcos'altro, qualcosa che ti porta fuori dalla tua zona di comfort, ti porta a fare cose diverse comunque. Punto 12, e questa volta chiudo davvero.
non scambiare la disciplina con il rimpianto, ok? Ma soprattutto non guardarla come una cosa dura. La disciplina non è una cosa dura. Costanza e disciplina vanno comunque, sono due parole che vanno di pari passo comunque. Ci vuole costanza per avere disciplina. Si può anche dire il contrario, ci vuole disciplina per avere costanza. Qui Jim Rohn è sempre stato un grandissimo promotore della disciplina e la considera la qualità numero uno per raggiungere il successo. Non è un caso che è proprio la mancanza di la mancanza si disciplina una causa principale di insuccesso, ok? Ripeto, non è un caso che è proprio la mancanza di disciplina una delle cause principali di insuccesso. Il problema è che la mancanza di disciplina si insinua lentamente nelle nostre vite. Piano piano neanche ce ne accorgiamo. E noi tutti dobbiamo soffrire una di queste cose, il dolore della disciplina o il dolore del rimpianto. La disciplina si pesa in etti, il rimpianto però poi si pesa in chili. Ok? Questo è da capire. Quindi ragazzi, quando definite i vostri obiettivi, ricordate sempre che l'essere disciplinati oggi vi procurerà felicità domani. Al contrario, la mancanza di disciplina oggi sarà la fonte dei vostri più grandi rimpianti di domani. Anche la disciplina, come tantissime altre qualità, è un'abitudine che possiamo sviluppare, ok? E ragazzi, che dire, spero vi sia piaciuto. Ho fatto un bel discorso e mi sono comunque aiutato un pochino con delle frasi, non so se l'avete capito, di Jim Rohn. Sono un grande amante di Jim Rohn io. Spero vi sia piaciuto questo discorso. E spero che ne traete comunque vantaggio da quello che ho detto. Come al solito, contattatemi in privato se volete delle altre info, se volete avere successo. Comunque sia, mi occupo, sto imparando ad occuparmi comunque anche per motivare comunque le persone, fa parte anche un pochino comunque della mia attività. E commentate sempre, siete straordinari, siete favolosi. Sta salendo il mio numero di iscritti, e questo mi fa molto molto piacere. Potete far conoscere tranquillamente il mio canale. Ragazzi, che dire, vi auguro una buona serata e al prossimo video. Ciao ciao, in bocca al lupo per tutto, a tutti.